dell'Immacolata Concezione, della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, mando, Signore, santi sacerdoti e fervente religiosa alla tua Chiesa. Primo mistero doloroso, Gesù prega nell'orto degli ulivi e suda sangue. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Mando, Signore, santi sacerdoti e fervente religiosa alla tua Chiesa. Secondo mistero doloroso, Gesù è flagellato alla colonna. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Mando, Signore, santi sacerdoti e fervente religiosa la tua Chiesa. Terzo mistero doloroso, Gesù è incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Mando, Signore, santi sacerdoti e fervente religiosa la tua Chiesa. Quarto mistero doloroso, il viaggio di Gesù al Calvario carico della croce. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, mando, Signore, santi sacerdoti e fervente religiosa alla tua Chiesa. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e morte di Gesù e il dolore della sua Santissima Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio,
Mando, Signore, santi sacerdoti e fervente religiosa alla tua Chiesa. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inverno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o regina del rosario, o madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sia ovunque benedetta oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pio, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di Davide, torre di Avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina delle vergini, regina dei veri cristiani, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, regina dell'ordine serafico, regina dei nostri bisogni,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Regina Santa Madre di Dio. Preghiamo, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sì il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Sammi che l'Arcangelo difendici nella lotta, sì il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Il Signore ci benedica, ci preserva da ogni male e ci conduca alla vita eterna. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
pagina 5, l'introduzione alla preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, perché all'opera della salvezza hai associato la Vergine Madre. Contempliamo il tuo dolore, Santa Maria, per seguirti nel cammino della fede. Fratelli e sorelle carissimi, il Padre che non ha risparmiato al suo Figlio unigenito la passione e la morte per giungere alla risurrezione, non ha lenito alla madre sua che amava l'abisso del dolore e il tormento della prova. Contempliamo e viviamo il dolore e la speranza della madre. La fede della Vergine illumini la nostra vita. La sua materna protezione accompagni il nostro cammino incontro al Signore della gloria. Insieme la preghiera alla Madonna addolorata composta da Sant'Angelo d'Acri. Vi adoro e compatisco, o gloriosissima Madre di Dio, sotto la croce di Gesù Cristo, che per 3 ore lo miraste, fra 2 ladri inchiodato, vi sia raccomandato. A voi ricorro, Maria, rifugio dei peccatori, ed avvocata vi sia raccomandato. Pietà, pietà, Maria, di me, misero peccatore, recidivo ed ingrato, vi sia raccomandato. Cara Madre mia, a voi ricorro pentito e umiliato ai vostri piedi. Usate a me la vostra misericordia e pietà. Mia speranza, Maria, mi pento e dolgo di aver offeso il Dio. Preziosa Maria, intercedetemi questa preziosa grazia di giammai offendere più il Dio, adesso e nell'ora della morte mia. Da voi spero il conforto, o Madre pietosa Maria. Primo dolore. Maria presenta Gesù al Tempio di Gerusalemme e accoglie nella fede la profezia di Simeone. Ti lodiamo, Santa Maria, Madre fedele presso la croce del Figlio. Dal Vangelo secondo Luca. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Il vostro primo dolore, o Santa Madre, fu quello che provaste nell'udire dalla bocca del venerabile Simeone il vaticinio che vi predisse le pene, la passione e la morte del benedetto Gesù, e che la spada dei suoi dolori avrebbe trapassato da parte a parte l'anima vostra. Io vi compatisco, Madre Santissima,
e vi supplico che mi concediate parte almeno di quelle vostre afflizioni penose, affinché compassionandovi nei dolori qui in terra, meriti poi di accompagnarvi nella gloria del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre addolorata, fa che tutti i tuoi dolori siano impressi ai nostri cuori. A pagina 19, il canto ai tuoi piedi, o bella madre. Ai tuoi piedi, o bella madre, verso pianto di dolore, per me prega il Divin Padre. Sola speme il cuor, per me prega il Divin Padre, in te sola speme il cuor. Una sangue che versava il tuo Gesù mi conforti il cuor che langue, mi conceda ancor virtù, conforti il cuor che langue, mi conceda ancor virtù. A seguir vorrei tuo figlio, il mio sangue il cuore in sé tremar, ma nell'ora del periglio sento il cuore in sé tremar. Dal Calvario
che tutti i tuoi dolori siano impressi ai nostri cuori. A pagina 13, insieme la preghiera in onore della Madonna dei Bisogni. O gran regina dei martiri e la più desolata di tutte le madri, il tuo dolore è immenso come il mare, perché tutte le piaghe che i peccati degli uomini hanno impresse nel sacro corpo del tuo divin figliuolo sono altrettante spade che trafiggono il tuo cuore. Ecco prostrato ai tuoi piedi il peccatore più indegno, sinceramente pentito d'aver maltrattato il divin Redentore. Le colpe che io ho commesso sono più gravi di quello che io possa soffrire per cancellarle. De, Madre Beata, imprimi nel mio cuore le piaghe santissime del tuo amore, onde non brami che di patire e morire con Gesù crocifisso e spirar l'anima penitente nel tuo purissimo cuore. Amen. Prega per noi, Beata Vergine addolorata, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Signore, che nel ricordo della Beata Vergine addolorata ci hai fatto partecipi dei sacramenti della nostra redenzione, aiutaci a completare in noi per la Santa Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Questa celebrazione eucaristica affidiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli e sorelle defunti, Raffaele, Vittoria, Salvatore, Simone, Vincenzo, Antonio, Rosa, Teresa.
Che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Questa festa della Beata Vergine Maria, nella visitazione, nel suo coraggio, nel suo zelo, nel suo non, permettetemi il termine, non scocciarsi. Maria non è stanca. Maria non si fa pregare per fare il bene. Maria è convinta che fare il bene è la cosa migliore. E allora oggi guardiamo a lei chiedendo la forza rinnovata. Stiamo andando verso la Pentecoste, e la Pentecoste è la forza dell'uomo, è la forza dell'apostolo, dell'inviato, è la forza del discepolo. Lo Spirito Santo è ciò che fa la differenza in noi, il vero animatore della Chiesa. E Maria è la piena di grazia, la piena di Spirito Santo. Chiediamo a lei la forza intanto di pentirci, ecco, dei nostri peccati, perché prima che avvenga l'infusione dello Spirito Santo in noi, l'effusione di Dio dello Spirito Santo in noi, bisogna che questa casa sia sgombra. Dobbiamo tirare fuori tutti gli inquilini sgraditi a Dio, perché Lui possa prendere possesso della nostra vita. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del dello Spirito, per magnificare sempre con Maria il tuo santo nome.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio. Grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. In mezzo a te è il Santo di Israele. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Santo di Israele. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Sei tu, o Vergine Maria, che hai creduto, in te si è adempiuta la parola del Signore. Secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. E sorelle, il Signore vi dia pace. Per me è un grande onore, intanto io vengo da Bisignano, dal convento di Sant'Umile, e stare qui, mi ha detto Padre Francesco, poi lo dico io, però mi viene spontanea dire, perché è la grande gioia di condividere il carisma francescano in così pochi chilometri ed essere sotto la protezione di così grandi santi. Ecco, oggi questa festa della visitazione della Beata Vergine Maria ci fa leggere il Magnificat. Ecco, che cos'è questo Magnificat? Chi prega il Magnificat? Sono parole strane da ascoltare sulla bocca di una ragazza di 14 anni che si è fatta un viaggio difficile. Immaginate che la Terra Santa più o meno è grande quanto la Calabria, ecco, e lei l'ha percorsa quasi tutta da sola. Non sappiamo come, non c'è descritto. Però sicuramente non è un viaggio facile, anche perché lei è incinta, e lo sa. Parte e succede qualcosa di incredibile, perché intanto già i presupposti, diciamo la cornice di questo quadro dove queste due donne si incontrano, Elisabetta e Maria, è già sul limite dell'assurdo. Sono due donne incinte che non possono essere incinte, perché una è anziana e sterile, l'altra non ha mai conosciuto uomo. Quindi già siamo nell'assurdo. E quando Maria arriva, sicuramente non ha preannunciato, perché non c'erano i telefoni, non c'erano i cellulari. È difficile pensare a una lettera di Maria che scrive ad Elisabetta: sto venendo. Maria si presenta così a casa di Elisabetta, con un mistero grandissimo dentro di sé, e sa che c'è un mistero grandissimo anche nel grembo di sua cugina Elisabetta. Come spiegare le une alle altre cosa è successo dentro di loro? E infatti non lo spiegano.
quando il saluto di Maria giunge alle orecchie di Elisabetta, Elisabetta dice: a che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Come può dire parole del genere questa anziana, che solo a sentire la voce di questa giovane dice: la madre del mio Signore viene a me? Sa già tutto. Eppure non c'è scritto che si sono parlate, è vero? Qual è il mezzo di questa grande comunicazione? Come si sono capite queste cose senza dirsele? Lo Spirito Santo. Sembra una battuta quasi ironica, no? Certe volte noi, se mi aiuta lo Spirito Santo, ce la faccio, è vero, certe volte lo diciamo, forse anche con un po' di sfida, con un po' di ironia. Ebbene, cari fratelli e sorelle, all'inizio lo dicevamo, lo Spirito Santo, chi parla nello Spirito Santo, chi accoglie lo Spirito Santo dentro di sé, coglie quell'oltre che altrimenti sarebbe difficile da dire, impossibile da spiegare. Ebbene, che cosa ci stanno dicendo queste due donne? Perché tante volte i nostri rapporti sono proprio un po' aridi, sono un po' distaccati, parlano troppo di noi e poco dell'altro? Come mai? Spesso succede questo perché noi non parliamo nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un dono che va accolto, che va innanzitutto invocato. Tutte le mattine: vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. La sapete questa, no? E la dovete dire. La mattina la dovete dire. Non dovete mettere i piedi per terra senza prima aver pregato. E lo so che lo fate, ma lo dico a quelli che non lo fanno. Lo Spirito Santo deve guidare i nostri passi. Ed è necessario che Lui prenda possesso della casa di Dio che siamo noi. Vedete, Maria è la casa di Dio perché Dio ha permesso qualcosa di incredibile in lei: l'essere preservata dal peccato, ecco, essere una dimora quasi già predisposta, ma non le ha tolto la volontà. Cosa abbiamo di noi? Noi cosa possediamo? San Francesco che cosa dice? Noi abbiamo di nostro solo i vizi e i peccati, e di questi dobbiamo essere veramente convinti. Dobbiamo essere convinti che questo è verissimo. Però oltre ai vizi e ai peccati abbiamo un'altra cosa che è solo nostra, è la volontà. Noi dobbiamo permettere che lo Spirito Santo orienti la nostra volontà al bene. Leggiamo le parole di Paolo ai Romani che abbiamo appena ascoltato. Fratelli, la carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri. Sembrano le parole di un giovane che ha appena incontrato Dio e che si sente pieno di quel fuoco, è vero? C'è un libro che ha fatto un po' scuola della metà del secolo scorso, il giovane Holden è il protagonista, e dice così: un giovane è disposto a morire per i suoi ideali, l'uomo maturo riesce a vivere umilmente per essi. In questo momento stiamo leggendo le parole: non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Sembrano le parole proprio di un giovane, e invece sono le parole del vecchio Paolo. La lettera ai Romani è una lettera della maturità, lui la scrive quasi andando incontro alla morte. Spesso il giovane guarda le cose che non vanno e si infiamma di rabbia, di disappunto, si infiamma giustamente. Spesso invece l'uomo adulto, l'uomo maturo, la donna si sono riconciliati, e lo dico in senso negativo, si sono riconciliati con l'idea che il male c'è e deve andare così. E invece non è vero. Giovanni Falcone, che l'altro giorno abbiamo ricordato, diceva: se le cose vanno in un modo, non è detto che debbano andare così. Non ci dobbiamo rassegnare. E allora come mai questo Paolo anziano parla ancora come un Paolo giovane, pieno di zelo, pieno di fuoco: detestate il male, non siate pigri, perché è quello spirito di cui lui si è alimentato che lo ha tenuto giovane. Vedete, nella dinamica dello spirito Papa Francesco dice che è il contrario: più corri e meno ti stanchi. Ed è vero, con lo Spirito Santo è così.
Quando scopri il senso della missione dentro di te e dello spirito che ti spinge in avanti e lo lasci parlare, lo lasci agire, più cammini e meno ti stanchi. Ed ecco Maria. Maria non si stanca. Maria è la donna in cammino. Maria è la donna che serve. Maria è la donna che sta accanto a sua cugina e ne ascolta il mistero. E il suo essere pieno di Spirito Santo veramente fa rifiorire la voce anche della cugina. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? È una storia meravigliosa il Vangelo, veramente, forse la storia, sicuramente la storia più bella che è stata mai scritta, perché parla di noi, parla di ciascuno di noi, è vero? Nessuno è escluso dalle pagine del Vangelo. Il bello è che, vedete, il Signore ci chiede una pagina al giorno. Oggi abbiamo letto la pagina di San Luca, del Magnificat. Diceva un frate che ci ha visitato una volta: il Signore non ci ha mai buttato tutto il Vangelo sulle spalle, perché il Vangelo ci schiaccerebbe, è troppo pesante. Però ce ne chiede una pagina al giorno, e quella pagina al giorno è capace di rianimare la nostra quotidianità. E sapete cos'è la quotidianità? È la voce di Dio. La voce di Dio è la quotidianità. Quello che Lui ci chiede è la nostra quotidianità, vissuta sotto le ali, sotto l'ombra dello Spirito come riparo, ma sotto le ali dello Spirito come spinta in avanti. E allora, cari fratelli, oggi ci facciamo questo augurio, ecco, nel segno della Beata Vergine Maria, donna in cammino, che non ci stanchiamo di fare il bene. Se noi che veniamo in chiesa sono quelli che gli altri devono tirare per fare il bene, devono pregare, per favore fallo questo bene, c'è un problema grosso. Perché noi siamo quelli che sono inviati da Dio a curare il mondo, e se i dottori sono malati come facciamo? E allora consoliamoci con le parole della fede, invochiamo lo Spirito Santo gli uni per gli altri e procediamo veramente nella pace di Dio che supera ogni tribolazione e ogni pena. Sia lodato Gesù Cristo.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo, come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima del tuo Figlio Unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancora più dolce e doveroso, in questa festa della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi, con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva, e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui, le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il serafico padre San Francesco, Sant'Antonio di Padova, Sant'Umile da Bisignano, Sant'Angelo d'Acri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Secondo le parole del serafico padre San Francesco, per il quale sono nostri i vizi e i peccati, abbiamo tanti bisogni. Ecco, per questo invochiamo Maria Santissima. Vedete, Gesù, prima di andarsene da questa terra, della sua esperienza terrena, ci ha lasciato un padre e ci ha lasciato una madre. Sa che ne abbiamo bisogno e noi non ci possiamo reputare liberi da questi bisogni. Invochiamo veramente con cuore aperto i doni di Dio, un padre e una madre, con le parole che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detta ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Ti magnifichi, o Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore. A pagina 20 del libretto dei 13 martedì di Sant'Antonio, la preghiera in onore di Sant'Antonio di Padova. Ricordati, o caro Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque è ricorso a te nelle sue necessità, animato da grande confidenza e dalla certezza di non pregare invano. Anch'io ricorro a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la mia preghiera, ma fa che essa giunga con la tua intercessione al trono di Dio. Vieni in mio soccorso nella presente angustia e necessità e ottienimi la grazia che ardentemente imploro, se è per il bene dell'anima mia. Benedici il mio lavoro e la mia famiglia, tieni lontano da essa le malattie e i pericoli dell'anima e del corpo, fa che nell'ora del dolore e della prova io possa rimanere forte nella fede e nell'amore di Dio. Amen. Predicatore del Vangelo e un patrono dei poveri e dei sofferenti, concedi a noi per sua intercessione di seguire i suoi insegnamenti di vita cristiana e di sperimentare nella prova il soccorso della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Se avete portato il pane, ne facciamo ora la benedizione. Sii benedetto Dio nostro Padre, nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio di Padova
e benedicili, e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, fratelli e sorelle carissimi, con questa celebrazione serale diamo inizio solennemente al settenario. Nella processione d'ingresso, appena ci siamo preparati per la processione, qualcuno ha detto: che bel predicatore. Mi dispiace deludervi, non è lui il predicatore di questa, del settenario. Il predicatore arriverà domani sera. Con padre Gaetano Paolo stiamo preparando qualcosa per il mese di luglio. In modo particolare, i frati minori hanno scelto la nostra basilica per la partenza della marcia francescana che ci sarà il 25 e il 26 luglio. Per cui noi come comunità di Acri, quindi tutti noi come comunità di Acri, il 25 luglio ospiteremo quasi 50 giovani che da qui al mattino del 26 luglio partiranno verso Bisignano. Quindi ho chiesto già diverse volte in realtà a Gaetano di venire qui, di predicare un trito, una novena, la tredicina di Sant'Antonio. Non c'è stata mai l'occasione. L'altro pomeriggio ci siamo ritrovati, siccome dovevamo focalizzare alcuni dettagli importanti, l'ho invitato a presiedere questa celebrazione che dà inizio al nostro settenario. Un settenario, devo dirvi il vero, che mi ha stupito, perché già da stamattina siamo per tre messe questo numero di persone. Quindi vuol dire non soltanto che si rinnova ancora una volta il nostro affetto a Maria e a Sant'Antonio, ma vuol dire che c'è un segno e un senso di appartenenza. Un settenario che, abbiamo già detto ieri sera, sarà particolare, perché come avete notato quest'anno alle 17:15, al suono delle campane, non abbiamo sparato nessun colpo scuro, e né tantomeno il giorno della festa ci saranno i fuochi di artificio. Abbiamo deciso di fare questa scelta, vogliamo essere solidari, vogliamo essere con i nostri fratelli che in Ucraina sentono le bombe non per festa ma per obbligo, sono sotto il peso di quei rumori fastidiosi che noi invece utilizziamo per festeggiare. E allora, proprio come segno di solidarietà, come segno di fratellanza, così come ci diceva anche Paolo, di gareggiare nello stimarci a vicenda, noi vogliamo che questa festa di Maria sia la festa di preghiera per questo popolo, sia la festa di preghiera per la pace. Ci mettiamo proprio questa intenzione particolare. Vogliamo che questa festa sia la festa, come ci insegnava il serafico padre San Francesco, della semplicità. Il canto più bello sarà il canto del nostro cuore. Il canto più bello sarà quello delle campane, che ci ricorderanno che dobbiamo venire a pregare. L'incontro più bello sarà quello di noi tutti, che come fratelli intorno all'Eucarestia ci ritroviamo per spezzare il pane della parola, per portare come Maria fuori Gesù. Stamattina ho detto che noi non dobbiamo portare il Gesù che vogliamo noi. Noi fuori dobbiamo portare il Gesù che consacriamo sull'altare, perché solo quello è Gesù. È il Gesù dell'altare e ci fa mettere in pratica tutto ciò che ci ha detto San Paolo. L'umiltà per primo, ricordiamoci l'umiltà, perché Maria ci insegna l'umiltà. Allora ringrazio Gaetano per la sua presenza e per il sacrificio che ha fatto realmente per essere qui. Ringrazio ognuno di voi per questa bella partecipazione e sempre per questa spinta in avanti che ci date. Vi ricordo che ci incontriamo alle ore 21 per la corona dei sette dolori, e con il cuore, con tutto il cuore, auguro a ciascuno di voi buon settenario.
vi ringrazio pure, non faccio troppe parole perché ho già parlato assai. Ringrazio te, Padre Francesco, per l'accoglienza. Prima di sapere che cos'era questa marcia francescana, aveva già detto di sì. Quindi, ecco, così è l'uomo dello spirito. Si lancia, eh? Chissà se c'è il terreno. Non c'è il terreno sotto i piedi. C'è la mano di Dio che è più stabile del terreno. E allora lanciamoci nella sfida che lo Spirito ci propone. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Visitazione, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome e nella gioia del Signore andate in pace. Evviva la Madonna dei bisogni!